La vita non è un videogioco. Questo titolo del video di oggi potrà apparire per alcune persone come un video scontato dal significato congenito, dal significato che in qualche maniera si appalesa da subito, ma in realtà c'è da spiegare molto, o meglio, io lo farò in maniera sintetica. La vita non è un videogioco, non è come qualcuno può, diciamo così, immaginarsi, e quindi reputandola come una sorta di videogame. Non è così, infatti è per alcune persone un dono, per altre un peso, ma rimane comunque una scelta da compiere, quella di portarla a termine. Sarà poi un giorno, quando arriverà il momento, a dare l'addio noi esseri umani a questa esistenza umana che è di tipo terreno. Infatti noi abbandoneremo questo corpo qui sulla terra e per chi ci crede l'anima salirà al cielo per ricongiungersi con Dio. Detto ciò, la vita quindi, ripeto, che non è assolutamente da considerare come un videogioco, quindi come un videogame, perché è reale. Mentre nel videogioco infatti noi abbiamo più e più vite diverse, per quanto riguarda esistenza reale, concreta e non astratta, abbiamo una sola ed unica vita che dobbiamo ovviamente sfruttare nel migliore dei modi possibili. Ciò significa che non dobbiamo sprecarla, ciò significa che dobbiamo ovviamente darle un significato profondo, un significato che spetterà a noi stessi di dover dare. Non possiamo e non dobbiamo dimenticarci che viviamo in questo pianeta chiamato la Terra non per scelta nostra, non perché effettivamente noi volevamo, desideravamo vivere, nascere e quindi venire al mondo, ma perché i nostri genitori, attraverso un rapporto sessuale di tipo scoperto, hanno deciso di creare una nuova vita che si chiama Filippo, Antonio, Leandro, Giovanni, Luisa, Marco, Giovanna, eccetera, 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 eccetera. La vita però rimane per quello che è, rimane vista per quello che dà, rimane vista per quello che riesce ad offrire a chi la vive. Vedi, quindi non sprecarla, vivila intensamente, perché poi anche tu un giorno morirai, anche tu un giorno non ci sarai più, diventerai un lauto pranzetto per vermi se sceglierai la strada della inumazione o della tumulazione. Se invece deciderai di percorrere la strada della cremazione, il tuo corpo diventerà una quantità variabile di frammenti ossei, un cumulo di frammenti ossei. Detto ciò, io ti ringrazio infinitamente per l'ascolto in primis, per la visione in secundis del presente video. Iscriviti a questo canale di YouTube, fammi sapere che cosa ne pensi in base a ciò che poc'anzi ti ho rappresentato, ti ho raccontato attraverso l'ausilio della mia viva voce. Da Leandro Osmelli di Roma è tutto, il video termina qua, fammi sapere il tuo personale parere a proposito di ciò. Ricordo di nuovo che la vita non è un videogioco, non è un videogame in cui noi possiamo giocarci come facciamo usualmente nei videogiochi, quindi possiamo tranquillamente andare davanti, dietro, a destra, a sinistra, uccidere persone, uccidere cose, sfondare oggetti, sfondare parabrezza e quant'altro, e poi però rinasciamo. In questa terra una sola vita ci è permesso di vivere, ci è consentito di sfruttare appieno. Sta poi a noi stessi il ruolo, il compito di viverla al meglio, di viverla come Cristo comanda. Detto ciò, non ho intenzione di dilungarmi oltre perché sono già trascorsi più di 4 minuti e 6 secondi circa di tempo.
Ma mi auguro che hai capito quello che volevo dirti, quello che volevo comunicarti, quello che avevo intenzione di rappresentarti e trasmetterti attraverso, ripeto, quella che è stata la mia voce. Non ho intenzione di aggiungere altro. Mi auguro che questo video lo potrai cogliere e potrai trarne un vantaggio, un l'autovantaggio da quelle che sono le mie parole. Io non sono l'ultimo arrivato, tengo a specificarlo. Io mi definisco, come sempre ho fatto in tanti dei miei video, un filosofo pragmatico, concreto, realista, ma purtroppo con tratti meramente pessimisti. Ciò significa che non sono completamente pessimista, però in larga parte, sono un realista pessimista, pragmatico e realista, ma anche concreto. Detto ciò, da Leandro è tutto. Il video termina qua. Un saluto, iscriviti e al prossimo video da parte mia.